Mario PD, Elly Schlein ribalta i pronostici e batte Stefano Bonaccini, ma in provincia di Pesaro Urbino il più votato è il presidente dell'Emilia Romagna. Nelle Marche invece trionfa Bonprezzi, affluenza sopra le aspettative. Galleria della Guinza, c'è l'ok al progetto definitivo per l'adeguamento della prima canna, soddisfatto l'onorevole Baldelli che commenta, promessa mantenuta dopo 30 anni, riconosciuti i diritti dei marchigiani. Centro Arti Visive ha riaperto al pubblico, inaugurata a Pesaro la nuova pescheria nel suo assetto rinnovato sotto il segno della multimedialità. A Pesaro il maxi raduno degli scout per festeggiare il centenario della GESCI e rinnovare la promessa. Il clou delle celebrazioni sarà a giugno con un festival di 3 giorni. Il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini sarà l'ospite di Primo Cittadino, il programma di Fano TV che torna questa sera in diretta subito dopo il telegiornale. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Ormai è noto, Elly Schlein è la prima donna alla guida del Partito Democratico. La neosegretaria ha ribaltato il risultato del voto dei circoli, trionfando su Bonaccini. Nelle Marche invece ha vinto Chantal Bonprezzi, ex assessore del comune di Senigallia e attualmente consigliere di opposizione. Nel servizio di Filippo Pucci sentiamo i risultati e i commenti sulle votazioni. Elly Schlein, la nuova segretaria del PD, nata vicino a Lugano nel 1985, è la prima segretaria donna del Partito Democratico. Schlein se l'è giocata con Stefano Bonaccini, vincendo con il 53,8% contro il 46,2% del presidente della regione Emilia-Romagna. Anche nella città di Fano la Schlein vince con il 53,75%, pari a 673 voti, su Stefano Bonaccini, che si ferma al 46,25% con 579 voti. Solo 2 settimane fa, nei congressi di Circolo PD, Bonaccini aveva raccolto il 67,4% e Schlein il 27,7%. In totale sono stati 24.000 i marchigiani che sono andati a votare, tra questi 2.645 nella provincia di Pesaro e Urbino. Il popolo del centro-sinistra, per quanto riguarda i risultati, ci ha detto che ha idee diverse rispetto agli iscritti del Partito Democratico. Le regole erano queste, quindi accettiamo il risultato, siamo felicissimi dell'ampia partecipazione. A Fano hanno partecipato 1.260 persone, a livello nazionale 1 milione di persone. Questo ci conferma che nel centro-sinistra noi siamo importanti, siamo visti come fulcro anche da chi non è iscritto nel nostro partito. La riflessione che faccio è che spero che tante persone che non sono iscritte al nostro partito, spero qualcuno si iscriva, venga a dare una mano, venga a fare volontariato come abbiamo fatto sempre noi, come facciamo sempre noi, perché sarebbe l'ennesimo riconoscimento della nostra importanza. E visto che adesso queste persone che non sono iscritte al nostro partito sono rappresentate, hanno vinto questa elezione interna, mi auspico che partecipino alla vita del nostro partito e ci diano una mano, perché noi abbiamo bisogno di forza popolare, di tante persone. Un risultato importante che differisce da quello provinciale, lo dobbiamo ricordare, perché nella nostra provincia si attesa invece la vittoria di Bonaccini, quindi il risultato di Fano diventa un risultato particolarmente significativo. Un partito consapevole dei diritti sociali e dei diritti civili, un partito che si rende conto che c'è bisogno di guardare in un modo nuovo alle disuguaglianze e trovare risposte più contemporanee e moderne ai problemi delle persone, alle questioni lavorative, ma anche a tutta la questione climatica. Ecco, Elly Schlein porta questo tipo di questioni al centro del nostro Partito Democratico. I risultati definitivi mostrano un quadro in cui è chiara la vittoria di Elly Schlein, ma il risultato di Bonaccini è un risultato molto importante, che va sommato anche al risultato delle consultazioni interne del partito, per cui la presenza e il peso di Bonaccini auspico che siano comunque, diciamo, importanti e in dialogo con la nuova guida del Partito Democratico. Io quindi vedo un partito con una donna alla guida, ma un uomo forte al suo fianco.
Il risultato che fanno raggiunge Elly Schlein è un risultato quindi grande, che è frutto degli attivisti del PD, ma anche e soprattutto delle tante e dei tanti non iscritti al PD che come me hanno fatto la scelta di impegnarsi in questi mesi per sostenere la candidatura di Elly Schlein e di provare a costruire una pagina nuova nella storia della sinistra ma anche di questo paese. Un risultato grande di generosità e di impegno che ci dice tante cose, soprattutto che la partecipazione è necessaria e che le primarie, tanto a livello nazionale quanto a livello locale, sono uno strumento fondamentale di partecipazione. Non è più pensabile né accettabile immaginare che le alleanze o le leadership vengano costruite da poche persone nelle segrete stanze. Elly ci insegna che serve partecipazione, impegno, passione e il coinvolgimento dei cittadini. A livello regionale invece la 32enne Chantal Bonprezzi, avvocato e consigliere comunale di opposizione a Senigallia, la nuova segretaria del PD delle Marche, che ha incassato 12.706 voti, seguita dalla sua sfidante Michela Bellomaria con 11.167 preferenze. Tra gli eletti del PD di Fano spicca il nome di Erika Maggi all'Assemblea Nazionale, mentre quella regionale Marche Enrico Fumante, Francesca Ricci e Dimitri Tinti. Siamo in compagnia di Erika Maggi. Erika, innanzitutto le domando se se lo aspettava. Non ce l'aspettavamo, però in cuor nostro era tanta la speranza, perché Elly Schlein è riuscita ad intercettare tanti e tante giovani che ormai non si sentivano più rappresentate dal Partito Democratico e è riuscita, attraverso la sua capacità comunicativa, a raggiungere tanti ragazzi e tante ragazze che avevano perso o forse non avevano mai avuto la speranza nella politica. E al tempo stesso è riuscita a riagganciare il rapporto con tanti e tante delusi dalla politica in generale e dalla sinistra. Quindi, nonostante non Bonaccini fosse il favorito, diciamo che in cuor nostro ci speravamo con tutto il cuore. E come commenta i risultati di queste votazioni? Beh, siamo felici, soddisfatti, perché il percorso è un percorso che nasce dal basso, quindi grazie alla partecipazione di tutti e tutte noi. È stato un percorso, un viaggio fatto di tanta condivisione, di esperienze, e ci portiamo quindi un grande bagaglio. Siamo sicuri che questo non è la fine ma l'inizio di un nuovo percorso, quindi oggi abbiamo iniziato a scrivere una nuova storia, la nuova storia del Partito Democratico e in termini più ampi della sinistra italiana. Sulle primarie è intervenuto anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, sostenitore di Bonaccini. Gli elettori del PD, ha commentato il sindaco sui social, vogliono una linea politica più a sinistra. Hanno visto nella Schlein una novità maggiore, ora serve grande unità. Ognuno di noi la deve garantire. Si riparte, bisogna ricostruire e i nostri elettori hanno indicato la strada. Cambiamo argomento. Il commissario straordinario Massimo Simonini, nominato dal governo per procedere al completamento della superstrada Fano-Grosseto, ha approvato il progetto definitivo per l'adeguamento della prima canna della Guinza. Dopo 30 anni di attesa, ha commentato l'onorevole Antonio Baldelli, vediamo riconoscere i nostri diritti. Sentite. La conferma ufficiale è arrivata, c'è questo ok al progetto definitivo, un intervento che si attendeva da anni. Beh, è una grande notizia per le Marche e per la nostra regione. Proprio in questi giorni è stato depositato il progetto definitivo per la Galleria della Guinza e contestualmente il commissario straordinario del governo per l'itinerario 78 ha dato disposizione ad ANAS, che è poi il soggetto attuatore, di compiere tutte le attività necessarie per la realizzazione dell'opera in tempi rapidi. E se mi permette, Simona, vorrei ringraziare le due persone che vanno sicuramente ringraziate per questo obiettivo, e sono il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e l'Assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli, per aver posto sin da subito l'opera fra i principali obiettivi della nuova Giunta regionale, pur nello scetticismo di molti e pur addirittura di fronte alla irrisione di alcuni loro avversari politici. Quale sarà il costo dell'intervento? Sono già stati stanziati 150 milioni, ai quali
verosimilmente se ne dovranno aggiungere altri, ma un plauso va anche al Ministro alle Infrastrutture Salvini e al Vice Ministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, il quale ultimo era proprio nelle settimane scorse di fronte al traforo della Guinza con la promessa solenne di sbloccare l'opera in tempi rapidi. Entrambi sono state persone di parola. Evidentemente dovevamo attendere di avere al governo della regione Francesco Acquaroli e al governo della nazione Giorgia Meloni per vedere finalmente riconosciuti i nostri diritti di marchigiani che attendevano fermi lì da oltre 30 anni. Fondamentale in questa cinghia di trasmissione fra regione e Stato e quindi governo nazionale è stato anche il lavoro dei parlamentari eletti nel territorio, un lavoro che si è rivelato una carta vincente. Oggi pomeriggio invece nella sede di Confcommercio Marche Nord si è tenuto un incontro sulla strada della Contessa che rimarrà chiusa a lungo a causa dei lavori. Di questo ne parleremo subito dopo il telegiornale con il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini che era presente all'incontro. A un anno dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina è stata organizzata una manifestazione in piazza 20 settembre a Fano. Tanti partecipanti, tra cui profughi ucraini, fanesi, amministratori locali, tutti in mano con la stessa bandiera, quella giallo-blu. Cristiana Guerra. Si può essere intelligenti, ma non significa per niente che rimani sempre umano. Per la nostra e la vostra libertà. È il titolo dell'evento svoltosi sabato pomeriggio in piazza 20 settembre, alla presenza di circa 200 persone, dove protagonista è stata la comunità ucraina, che un anno dopo dall'inizio del conflitto con la Russia non può dimenticare. Una data incancellabile, quella del 24 febbraio, giorno dell'invasione russa, che a distanza di tempo evidenzia l'amore per la patria di un popolo disposto a tutto pur di difendere la propria libertà. Ci siamo riuniti per manifestare il nostro sostegno all'Ucraina con i rappresentanti sia del popolo ucraino come associazione Insieme per Ucraina, ucraini Marche, sia gli italiani solidali, non indifferenti, tanti associati. Ecco, come si fa per contattarvi? Siamo associazione Insieme per Ucraina, qui a Fano, la nostra sede. Si può contattare, anche qui si vede il numero dell'associazione, c'è il nostro sito, ci sono le pagine su Facebook, Telegram e Instagram. Lei ogni giorno segue tanti rifugiati, mi diceva che qua a Fano ce ne sono tanti. Sì. Ci sono tantissimi, i rifugiati prendono la frutta e la verdura ogni settimana, prendono i pacchi alimentari una volta al mese, comunque mi aiutano tante associazioni qui a Fano. Abbiamo anche due punti di raccolta, uno via Alberti 60 e un altro a Paricentro, primo mercoledì ogni mese, che la gente può portare i vestiti, cibo per aiutare il popolo ucraino. Dopo un minuto di silenzio e sulle note dell'inno ucraino, in modo composto e rispettoso, i componenti della comunità di Fano hanno portato le proprie testimonianze ai presenti in piazza. Un appuntamento organizzato grazie al patrocinio del comune di Fano, che ha dimostrato la vicinanza al popolo martoriato dalla guerra. Essere in piazza oggi insieme alla comunità ucraina, prima che un dovere istituzionale, è un imperativo morale e civile, mi sento di dire. Sono qui come assessora, ma anche come cittadina a fianco di una comunità, di un popolo violato da una guerra ingiusta e non dobbiamo aver paura anche oggi in piazza di dire parole chiare rispetto a chi è l'aggressore e chi è l'aggredito. L'Ucraina è un paese che deve ritornare libero, uno Stato democratico che ha diritto alla propria autonomia e alla propria libertà e oggi siamo qui per ricordarlo a fianco dei tanti ucraini sfollati che hanno perso figli, genitori, hanno case distrutte, che hanno familiari lontani, che si svegliano nel cuore della notte fra le macerie al suono delle sirene. La serata si è conclusa con una suggestiva immagine di persone raccolte attorno ad una stoffa di 15 metri coi colori della bandiera ucraina che hanno cantato ed acceso le candele in segno di speranza e libertà. Brava Ucraina! Brava Nazione!
La squadra delle volanti della questura di Pesaro e Urbino ha arrestato un cittadino di nazionalità gambiana senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un controllo al parco della Resistenza di Pesaro, alla vista degli agenti, l'uomo ha gettato un involucro in una siepe tentando di allontanarsi. I poliziotti lo hanno inseguito e bloccato in via del Risorgimento. L'involucro di cui si era disfatto invece conteneva 9 dosi di cocaina. Questa mattina l'arresto è stato convalidato. Il Tribunale di Pesaro lo ha condannato a 6 mesi di reclusione e 1000 euro di multa, poi è stato rimesso in libertà. Ora diamo spazio alle vostre segnalazioni, partiamo dalla zona del Lido dove un reporter ha fotografato questa aiuola in 2 giorni diversi. Su Viale Cairoli, ci ha scritto il telespettatore, giornalmente vengono abbandonati decine di sacchi dell'immondizia, umido, secco, rimanendo esposti per giorni interi. Se ne fregano del calendario della raccolta differenziata con tutti i disagi che ne comportano, sia visivi sia relativi a cattivi odori. Passiamo al video pubblicato da Giorgio Ricci sulla nostra pagina Facebook, reporter di strada. Le immagini si riferiscono al tratto finale di Viale Frusaglia che conduce al Ponte Mimmo. Siamo nella zona sportiva della Trave. Chiamarlo viale è un insulto, ha commentato Ricci. Chiediamo un asfalto adeguato, compreso il manto sul ponte. Disagi anche in via Fossa a Sant'Orso, all'altezza del vecchio passaggio a livello. Un telespettatore fa sapere di aver segnalato questa situazione all'ufficio competente, ma non è ancora stato fatto alcun intervento. Questa arteria è molto trafficata, precisato, dai residenti e non solo. Il responsabile ha proseguito, mi devono spiegare come devono fare i pedoni che devono attraversare quel tratto di strada, la quale si allaga ogni volta che piove. Basterebbe pulire tutta l'immondizia sia sulla destra sia sulla sinistra e l'acqua riuscirebbe a defluire lungo l'argine della ferrovia. Torniamo a Pesaro, dove ieri circa 1000 scout hanno invaso il Duomo per le celebrazioni del centenario della fondazione della sezione locale, a Gesci. Quello che generazioni di ragazzi ricevono da questa esperienza è una formazione non solo religiosa e spirituale, ma anche umana davvero preziosa. Un'esperienza che forma cittadini responsabili che possono imparare il senso di servizio verso la comunità. Sono le parole di Monsignor Sandro Salvucci, che ieri in cattedrale a Pesaro ha presieduto la Santa Messa di ringraziamento per il primo secolo di attività della Gesci di Pesaro e provincia. Per l'occasione 1000 persone di tutte le età, lupetti e coccinelle, esploratori e guide, e scolte hanno rinnovato la solenne promessa scout. Questo sia l'evento più, che ha raccolto più persone dopo il concerto di Maneskin, quindi a parte gli scherzi, davvero era una festa vedere la cattedrale stracolma di ragazzi e si vede il lavoro che è stato fatto nel corso di generazioni, cioè la realtà scout vive da 100 anni nel pesarese e oggi quindi era l'occasione per fare memoria ma anche per rendere grazie prima di tutto al buon Dio e poi a tutti coloro che nel corso di questi decenni e anche oggi si spendono per la formazione di centinaia e centinaia di ragazzi, giovani. Quindi gratitudine, gioia, festa e poi ecco sicuramente il valore di questa giornata è dare un incoraggiamento a tutti per proseguire, camminare, andare avanti in questo percorso. La funzione religiosa ha introdotto il momento clou del centenario, infatti le celebrazioni culmineranno con lo Scout Festival in programma alla Palla di Pomodoro il 16, 17 e 18 giugno. I lupetti e le coccinelle rispondano con il loro eccomi e con il loro fare del nostro meglio per cercare di portare, di aiutare sempre il prossimo. Quelli più grandi, diciamo dall'età delle medie fino alla prima e seconda superiore, invece rispondono al motto dell'essere pronti, dell'essere preparati. E invece quando sono ancora più grandi poi portano questo servizio al massimo e quindi si spendono e il loro motto infatti è servire il prossimo e quindi diciamo che tutti e tre le età fanno poi del mio meglio per essere pronti a servire. Qual è l'importanza di una giornata come questa per il mondo scout? Questa celebrazione di oggi è stato l'inizio del nostro centenario
che abbiamo ripercorso e rifatto nella stessa data che era stata, cioè, da cui ho avuto inizio 100 anni fa lo scautismo pesarese. Quindi per noi è importante essere tutti qua. Quali sono i valori che i ragazzi imparano facendo parte degli scout? Sicuramente l'amicizia, però un'amicizia con anche tante regole che però ci servono e gli servono per vivere rispettandosi, imparando a volersi bene, quindi con un rispetto, con un'autonomia. Poi cerchiamo sempre di essere vicini alla natura, al creato. E noi uno dei nostri valori sicuramente più importanti è appunto l'amicizia, e abbiamo avuto anche tante dimostrazioni di affetto anche per questo inizio di questa celebrazione, di persone che al momento non fanno più servizio, ma come si dice, se uno è scout una volta è scout per sempre. Diventerà un luogo di benvenuto per Pesaro 2024 il centro arti visive Pescheria, che è stato trasformato in un teatro immersivo. Grazie agli ultimi lavori sarà fruibile tutto l'anno. Quelli che sono stati gli interventi, grazie all'architetto. Dopo 8 mesi di lavori è il primo spazio della cultura che viene recuperato all'interno della strategia Pesaro 2024, polo di riferimento nazionale per il contemporaneo e centro di produzione culturale aperto a linguaggi espressivi diversi. Ora il centro arti visive Pescheria, che torna fruibile tutto l'anno, è diventato una destinazione iconica per la fruizione digitale della creatività contemporanea, luogo per l'arte del nostro tempo. L'inaugurazione degli spazi rinnovati è avvenuta sabato scorso a seguito della conferenza stampa di presentazione del progetto, alla quale erano presenti il sindaco Ricci, gli assessori Vimini e Pozzi, il direttore generale di Pesaro 2024 Silvano Straccini e l'architetto Gabriele Corbo. Le richieste erano di dotare Pescheria di un impianto di climatizzazione che ne aumentasse le capacità di apertura durante l'anno. Da qui si è deciso di partire con un rinnovamento generale degli impianti. La capriata del loggiato, della parte principale, che aveva avuto nel corso degli anni già tantissimi impianti ma sempre in un discorso di sovrapposizione, si è deciso di ripulirla completamente, eliminare anche le vecchie strutture antipiccioni di una volta. E adesso si presenta con tutta questa nuova illuminazione, specificatamente per scopi museali e quindi ad alte prestazioni, e appunto questo impianto nascosto da questa particolare parete completamente autoportante rispetto alla struttura di Pescheria, della parete storica, che non solo è così fatta proprio perché questo è uno scheletro di qualcosa che può avvenere. Qualsiasi artista, qualsiasi allestitore qui potrà liberare la sua fantasia e creare, utilizzare direttamente lei, nasconderla e anche aprirla. Infatti questa pannellatura ha 6 grandi ante che muovendosi su cardini e ruote si aprono nello spazio e danno possibilità all'allestitore o a chi sarà di immaginare lo spazio che sia completamente aperto o suddiviso in varie stanze. Invece nella Chiesa del Suffragio si è intervenuti con la doppia volontà di lasciare intatta la geometria e ottenere la massima adattabilità a esigenze museali. Ora è uno spazio immersivo grazie alla presenza di 4 videoproiettori per la proiezione a 360 gradi. L'intervento complessivo di valorizzazione è costato 1 milione di euro tra fondi ministeriali, comunali e il cofinanziamento della Fondazione Pescheria. È molto più facile fare grandi produzioni, molto più facile farne anche un uso alternativo e vario, ma anche e soprattutto molto più accogliente per momenti di incontro come quelli di oggi. In chiave Capitale 24 e sarà un punto di partenza per chi verrà a Pesaro anche per la prima volta, tant'è che nella Chiesa del Suffragio e anche nelle altre pareti verranno proiettati dei video introduttivi non solo della città di Pesaro ma anche dei contenuti e dei temi legati alla natura e alla cultura che potranno trovare in tutti i comuni della provincia di Pesaro Urbino. Dopo la Pescheria, prossima tappa di restituzione alla città sarà quella della Sala della Repubblica del Teatro Rossini. Ed ora apriamo il grande album di famiglia di Fano TV per fare gli auguri a Sestina Zenobi, residente a Calcinelli di Colli al Metauro, che oggi compie 100 anni. La signora, nota come Sesta, ha 5 nipoti e 5 pronipoti. È così arzilla e in salute, ci dicono i familiari, da fare invidia a tutti. Fin da giovane, la sua professione di magliaia l'ha portata a lavorare per molte persone del paese. In tanti, infatti, le commissionavano lavori che portava a termine con amore e dedizione. Altra grande passione della centenaria è quella delle carte,
quante serate passate al bar sotto casa a giocare fino a tardi, e chi giocava in squadra con lei doveva stare ben concentrato, ci hanno detto, altrimenti si arrabbiava. Ultima, ma non in ordine di importanza, la sua abilità nell'arte dell'uncinetto, che ancora oggi porta avanti nella casa di riposo in cui vive e nella quale ha avuto l'occasione di trasferire le sue conoscenze. Tanti auguri dai familiari e da Fano TV. E rimaniamo a Colli al Metauro per fare gli auguri anche a Giacomina Mozzani e Bartolo Cristofanelli, che oggi festeggiano le nozze di diamante, 60 anni di matrimonio. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Tra poco torniamo nei nostri studi per una nuova puntata di Primo Cittadino, e per la prima volta sarà ospite il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini, con il quale faremo il punto sull'alluvione a 5 mesi dal tragico evento. Parleremo anche di tanti altri argomenti. Rimanete con noi, ci vediamo tra poco.